lascia morire il passato. Uccidilo. Se necessario. È il solo modo per diventare ciò che devi. Salve, scusatemi, ma voi avete visto l'ultimo Guerre Stellari? Certo, certo, l'abbiamo visto. E cosa ne pensate? Allora, rispetto a quello precedente, molto meglio. Con questo finale aperto verso il futuro. È bello, il finale è molto bello. Ci hanno azzeccato tanto, questo bimbo che si scopre avere la forza. Spoiler alert, infatti. Tante prospettive, comunque buone speranze. Speriamo buone. Nuova speranza. Una nuova speranza. Ma ha visto l'ultimo episodio di Guerre Stellari? Non ancora, aspetto il mio nipotino Diego di 13 anni, ma quello è più occupato di Obama quando era presidente. Appena ha un pomeriggio libero ce ne andiamo insieme, io sono un vecchio fan, lui è un giovane fan e sono sicuro che non ci deluderà. Che la forza sia con noi. Che la forza sia con noi, non solo col film, ma con tutti noi e per primo lei. E ovviamente assieme a Diego. Ho visto questa forza bruta solo una volta. Allora non ebbi paura. Ne ho adesso. Siamo qui con Luke Skywalker. Oh. O meglio. O meglio, Francesco Prando. Buongiorno a tutti. Beh, come Luke Skywalker posso dire poco, anche perché insomma non possiamo toccare segreti inconfessabili, visto che il film è ancora al cinema, ne possiamo parlare pochissimo, noi siamo sempre molto, molto controllati quando facciamo film di questo genere, non possiamo parlarne, non possiamo svelare segreti, non possiamo fare niente, abbiamo completamente le mani legate, quindi di Luke Skywalker possiamo purtroppo parlare poco. È stata una bellissima esperienza, ovviamente, a distanza di tanti anni, un personaggio così importante per questa saga che ritorna. Noi speriamo che diciamo la parte romantica di questo lavoro, noi che abbiamo cominciato tanti anni fa, dove c'era ancora la pellicola, non c'erano computer, non c'erano effetti particolari, era tutto fatto in maniera molto artigianale, e forse questo aveva un fascino molto particolare che un po' si è perso e che forse a me un pochino manca. Uno dei personaggi per cui io però sono famoso, a parte, vabbè, Daniel Craig 007, ma è un cartone animato e sono i Simpson. Ah. Io faccio un personaggio che ovviamente è stranissimo ed è il vicino bigotto di Homer, si chiama Ned Flanders e parla tutto con una voce così e io mi diverto tantissimo a farlo ed è probabilmente il personaggio per cui sono maggiormente conosciuto e devo dire che la cosa non è che mi dispiaccia tantissimo. E quindi auguro a tutti i telespettatorini un anno bellino, bellino, bellino. Salve, Salvino! Penso che Star Wars sia un fantasy interessante più che un film di fantascienza. E mi spiego meglio. Dico questo perché molte delle scene che vediamo in Star Wars in realtà hanno ben poco a che fare con la scienza. Ad esempio, pensiamo al fatto che i nostri eroi sbarcano su dei pianeti in cui c'è sempre l'atmosfera, hanno sempre la possibilità di respirare, oppure la gravità è sempre la stessa che vediamo sulla Terra, possono camminare esattamente come camminano sulla Terra, mentre tutti abbiamo visto le immagini di Neil Armstrong con l'Apollo 11 sulla Luna, che invece balzellava in qua e in là, oppure l'apertura dei portelloni che danno direttamente sullo spazio, oppure altre imperfezioni come la spada laser che ha una lunghezza limitata, è impossibile da realizzare in tutti i sensi. Quindi ci sono molti aspetti che realmente non sono propriamente scientifici. Rimanendo e prendendo spunto a Star Wars, che ovviamente ci fa pensare, forse non esattamente la scienza, ma fa pensare a cosa sarà di noi nel futuro, perché siamo costantemente proiettati in questo spazio interstellare, in questi viaggi tra un pianeta e l'altro, quindi ci chiediamo anche noi
cosa sarà di noi, della specie umana nel futuro. Ora, il problema è realmente che l'uomo, come essere vivente, non è una macchina adatta al viaggio, perché noi dipendiamo, siamo degli esseri fragili, dipendiamo dal fatto di vivere a una certa temperatura, di avere a disposizione dell'acqua, del cibo e così via. Tutte necessità che rendono la viaggi interstellari assolutamente difficili. Allora, qual è la soluzione? Beh, una delle soluzioni a cui gli scienziati stanno pensando è che nel futuro forse quello che dovremmo far viaggiare piuttosto che i nostri corpi sia la nostra intelligenza, cioè dovremmo essere in grado di probabilmente trasportare la nostra intelligenza, quello che è il contenuto del nostro cervello, su qualcosa di più stabile che il nostro tessuto biologico, ma trasportarlo su, ad esempio, su un supporto silicico. E quindi far viaggiare questi microchip che, arrivati a destinazione, possano rimontare la nostra esatta sequenza DNA, rimettere la nostra memoria e riniziare una nuova vita su un altro pianeta. Questo sarebbe una delle cose che possiamo pensare per il nostro futuro, ma sarà ovvio che il nostro pianeta non potrà ospitarci per molto tempo a venire, quindi dobbiamo pensare a queste cose con molto anticipo. Oh, ciao. Uè, come va? Vieni. Grazie. Eccoci qua. Avrei morì e non piagnerà. Non sai che appena amo fa. Si chisterò destino tuo. It's Fine Anyway nasce da un disco che ho fatto da solo, senza album. Ok. È un disco del 2016, di cui esiste già anche un, come dire, una sorta di pilota, intendo il progetto filmico. Dovrebbe essere, se riesco a finirlo come spero, appunto un film a episodi, tutti collegati uno all'altro. E ogni episodio corrisponde ad un pezzo del disco, e poi sto iniziando, così per ridere, un nuovo disco diciamo solista, che presumibilmente si chiamerà Mute ed è basato su una rielaborazione dei 10 comandamenti, che nel mio caso diventano 11. Ottimo, siamo curiosi di sapere, sì, quale potrebbe essere l'undicesimo, soprattutto come l'hai rimaneggiato. L'altro che farò uscire il 7 giugno. Ok. È il mio compleanno. Ah, ottimo, quindi, ottimo. Ce ne ricordiamo 60 anni, quindi sono 60 anni. Ahimè, e non sentirli. No, direi di no. No. Sembra proprio di no. Ma sai, quando fai una cosa che ti piace, ho la sensazione che ti permette questo di sentirti giovane, insomma, in qualche modo, no? It's fine anyway. Eh certo, va bene lo stesso. And the Oscar goes to... E l'Oscar va, eh? Shape of water. La forma dell'acqua. Guillermo del Toro. The Shape of Water è il trionfatore del 90esimo Academy Awards. Partiva in pole position con 13 nomination e in trasforma 4 pesantissime: miglior film, miglior regia, prima statuetta per Guillermo del Toro, migliori scenografie e anche miglior colonna sonora firmata da Alexandre Desplat. Non si discute. Ci sa assai fare, ma è una statuetta scippata alla Hans Zimmer di Dunkirk. Non c'era storia, purtroppo l'Academy ha fatto diversamente. Tra gli hashtag che andavano per la maggiore, MeToo e Time's Up, e che hanno fatto davvero da padrone la cerimonia officiata in modo moscio da Jimmy Kimmel, alla fine la spunta però un altro, ovvero Oscar So Mexican, perché Guillermo del Toro si aggiunge alle vittorie degli altri due dei tres amigos, ovvero Iñárritu e Cuarón, negli ultimi anni. Insieme questa vittoria conferma anche la bontà della mostra di Venezia,
quale propellente per l'Hour Season americano. Oramai è un trampolino ineludibile il festival diretto da Alberto Barbera per Oscar e affini. Buone notizie anche per l'Italia, che i film non li mostra ma li fa, perché... E l'Oscar va a... James Ivory. Chiamami col tuo nome. Tramite la sceneggiatura non originale di James Ivory riporta un riconoscimento che al nostro paese mancava dal 1987. Vinse allora proprio il nome tutelare di Guadagnino, Bernardo Bertolucci, con lo script non originale dell'Ultimo Imperatore. Questa settimana in sala, Benvenuti a casa mia, commedia francese che racconta la storia di un illustre intellettuale che per scommessa accoglie a casa sua una famiglia rom. Il giustiziere della notte, con Bruce Willis che prende il posto di Charles Bronson per vendicare la propria famiglia. Alla regia, Elie Hostel Roth. Nome di donna, di Marco Tullio Giordana, che affronta il tema scottante delle molestie sul posto di lavoro, protagonista Cristiana Capotondi. Alla prossima puntata.